Mio compito oggi è di raccontarvi le novità per quanto riguarda l'oncologia toracica all'ultimo ESMO. Distinguerei per il tumore polmonare a non a piccole cellule la malattia oncogene addicted da quella non oncogene addicted. Nella malattia oncogene addicted, a distanza di quasi 20 anni dall'introduzione di EGFR come fattore predittivo di risposta e quindi informazione fondamentale per la prescrizione terapeutica, sono stati presentati i risultati di due studi randomizzati, uno italiano e uno studio giapponese, studi spontanei, che prevedevano l'impiego nella prima linea nel tumore polmonare avanzato non a piccole cellule con mutazione di EGFR, l'associazione di bevacizumab in un caso con erlotinib, nell'altro caso con osimertinib. Lo studio italiano è risultato positivo, quindi ha raggiunto il suo risultato in termini di progression free survival e di response rate. Lo studio giapponese non ha raggiunto la significatività statistica, ma in entrambi i casi credo che molte informazioni possono essere tratte, soprattutto in quei paesi, in quelle condizioni dove osimertinib non sia disponibile, così come fare una valutazione nelle analisi per sottogruppi. Sempre rimanendo nel contesto di EGFR e nei pazienti già trattati con standard terapeutico, in questo specifico contesto direi interessanti i risultati dell'associazione di amivantanab con lasertinib, così come nello stesso contesto, ma pan-oncogene addiction, quindi non solo per EGFR ma anche per altre addizioni molecolari. Sicuramente da valutarsi i risultati dello studio Tropion, che prevedeva l'utilizzo di datopotamab deruxtecan e che ha visto un response rate nei diversi dosaggi dal 24 al 28%, ma soprattutto in pazienti già pretrattati una median duration di risposta intorno a 10,5 mesi. Certamente interessanti i dati di osimertinib sulle mutazioni non comuni che diventano sempre più comuni nella nostra pratica clinica. Per quanto riguarda l'immunoterapia, c'è stato un aggiornamento dell'impiego di atezolizumab nella malattia completamente resecata e abbiamo dei dati per quanto riguarda le sedi di progressione che andranno valutati nel tempo, soprattutto guardando a quelli che sono stati i trattamenti ricevuti al momento della progressione. Nella malattia localmente avanzata, dove durvalumab è ormai parte della nostra pratica clinica, lo studio COAST voleva ed è riuscito nel suo intento vedere la possibilità di aumentare l'efficacia di durvalumab, in questo caso con l'aggiunta di due anticorpi monoclonali come oleclumab e monalizumab. Mentre nella malattia in stadio avanzato, dove sicuramente uno dei nostri needs rimane cosa fare dopo immunoterapia, che sia questa in mono o in combinazione con la chemioterapia, almeno due studi interessanti, uno di fase 2 che guardava all'impiego di nivolumab unitamente a sitravatinib in pazienti già trattati con immunoterapia, e poi i risultati di uno studio di fase 3 nella popolazione selezionata per HLA-2, quindi un sottogruppo di pazienti. Questo è già uno studio randomizzato e sono dati da prendere in attenta considerazione. Un'ultima osservazione su tumore polmonare a piccole cellule mesotelioma. In entrambi i casi sono stati presentati i dati con un follow-up a 3 anni di studi randomizzati. Nel caso del tumore polmonare a piccole cellule, lo studio Caspian conferma il vantaggio dell'associazione di durvalumab con platino ed etoposide nella popolazione con malattia estesa, small cell lung cancer, e poi i dati a 3 anni anche dello studio CheckMate 743, che vedono permanere il vantaggio di nivolumab e ipilimumab sulla combinazione chemioterapica in prima linea di mesotelioma.